Eccoci qua. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Stiamo facendo un bel narghilè, qualche teino. Io un tè e lo stomaco. Anche oggi siamo fatti 300 km. Siamo arrivati a Marsalam. Tutti che... dicevano, aspetta, no, puntualizziamo questa cosa qui. A parte questo videoblog numero 13, giorno 13. Dicevano tutti Marsalam, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ora che abbiamo visto tutto, Marsalam fa cagare. Fa schifo. Fa veramente cagare. Nel senso, è bella se vieni qua come turista, vieni nel resort, vai a fare le gite della minchia. Però Marsalam non c'è Marsalam, c'è solo una cittadina piccolina dove ci sono tutti gli altri abitanti che servono tutti questi resort. Ma alla fine non c'è una città. Insomma, globalizzazione ha avuto la meglio in questi posti. Solo il resort della minchia, belli per la carità, però sinceramente noi per il nostro tipo di viaggio fa veramente schifo comunque Marsalam. Era meglio Hurghada, Hurghada era veramente una bella città. Urgada. E non ce l'aspettavamo, ci saremmo a settimana anche noi. Infatti... Comunque sì, siamo contenti perché oggi abbiamo visto... appunto abbiamo visto delle parti sperdute, sì. Poi dopo 100 km globalizzazione, belle, dopo altri 100 km, sì, bellissime spiagge. Belle spiagge, bel mare, bellissime. Tanto vento. Tantissimo vento. Però da adesso stiamo organizzando così per invece di passare da Aswan e prendere il traghetto, stiamo sentendo un po' le persone della zona se è fattibile andare sempre sulla costa fino a Sudan. E quindi proseguiamo e su quindi questa strada qui. Dovremmo passare dalla costa perché hanno detto che la strada è uguale a questa qui, è a due corsie, però è abbastanza asfaltata, quindi è a posto. L'unica cosa buona è questa qui, che per via di questi appunto resort che stanno nascendo ora, abbiamo visto tanta di quelle costruzioni incompiute. Una cosa schifosa. Però hanno fatto sì che le strade sono abbastanza buone, a parte dei punti che abbiamo avuto qualche problema, abbiamo viaggiato abbastanza velocemente oggi. Non ci pensavamo. Quindi proseguiamo su questa strada. L'unico problema che oggi abbiamo visto è la benzina. Stavamo insomma per strada. Oggi non c'era. Tutti quei tir fermi. Ho detto che arriva forse domani, però domani mattina così si avventura Marco in giro per vedere se tu riesca a fare insomma il pieno. Il pieno, così riusciamo a arrivare negli altri paesi. Ora momentaneamente qui non c'è, quindi e siamo tra l'altro abbiamo un solo serbatoio pieno. 400 km. Quindi sì, meno di 400 km a pieno carico e vento, 350 km di autonomia. Quindi non possiamo avventurarci ora. Solo che qua i paesini sono a 300 km di distanza. Quindi ora rimaniamo qui. Quindi adesso vediamo. Domani mattina mi sveglio, provo ad andare a riempire i serbatoi, quindi credo che partiremo domani l'altro. O domani l'altro, vediamo se c'è la benzina, comunque magari siamo qua un giorno nel resort, tanto grazie a Dio spendiamo anche poco, perché ci siamo rimasti anche male per quello che spendiamo poco, quindi rimaniamo qui e ci rilassiamo un attimino e vediamo se arriva sta benzina. Esatto. No, speriamo che arrivi, perché sennò arriva la benzina, arriva senza arrivare. Mi ha detto che arriva o stasera o domani sera. Infatti non si capiva, tutti questi c'erano queste file di tir fermi e benzinai che aspettavano e infatti sono tutti senza benzina. Tutti completamente. Anche i code del. Anche i noleggi, quindi c'è un noleggio dei code qui davanti. È fermo anche lui, infatti ora anche lui sta aspettando. E nulla, magari domani mattina sento proprio lui se si va insieme si a fare benzina. In qualche modo ce la facciamo. Anche domani siamo qua e ci rilassiamo. Sì, anche perché è l'unico. Forza. Non abbiamo altre alternative, non c'è modo come sempre di campeggiare. Perché è tutta roccia. È tutta roccia, insomma, ovviamente non abbiamo modo di campeggiare. E nulla, l'unico modo è quello, è aspettare, trovare la benzina e incrociare le dita. Altre cose da dire? Niente, ci scusiamo dell'audio del precedente videoblog, ma ovviamente stava riprendendo Alessio col dito sul microfono e ovviamente non c'è l'audio. Deve sempre trovarmi qualcosa che non va. Produttore, ma video e audio. Comunque sia, la cosa che ci fa piacere è che se possiamo proseguire su questa strada, saltiamo il traghetto da Aswan a Sudan. Che è veramente una cosa, abbiamo visto su internet, è una cosa tremenda, quello lì ci potrebbe portare, insomma, si potrebbe avere dei problemi con i visti, quindi preferiamo andare in un posto a Porto Sudan dove sicuramente c'è meno confusione e abbiamo più possibilità magari pagando. Pagando anche lì. Di tutto, però almeno riusciamo a passare il Sudan. E poi tagliamo quasi sui 700-800 km di meno. E poi ci siamo. E ma poi c'è sempre Sudan e poi c'è il Dioc. E niente, al prossimo videoblog. Ciao!